Buon pomeriggio amici, benvenuti sempre in diretta da Gran Canaria. Buongiorno. Oggi martedì, martedì 25 maggio. So che molti di voi stavano aspettando il collegamento da Fuerte e invece no. E invece Fu Gran Canaria, Fuerteventura è in vacanza. <ride> e il buon Davide è rientrato per un po' di tempo, qualche giorno, eh, non non più di tanto, però è rientrato in Italia per motivi lavorativi e quindi ci ha lasciato l'incombenza di seguire anche le dirette. Mi piacerebbe fare da Fuerteventura, prendere magari l'aereo o il traghetto e raggiungere Fuerte giusto per il tempo della diretta, ma ahimè, viene un attimino complicato, quindi dovrete accontentarvi comunque di Gran Canaria. Io in compenso ce la metto tutta, cerco di regalarvi gli scorci migliori che quest'isola offre, giusto per non farvi sentire troppo la mancanza e la nostalgia di Fuerteventura. Buongiorno a tutti ragazzi, ciao Maurizio, Ivana, buongiorno, buone vacanze, ciao. Ehi, no no, basta, io ti devo bloccare Ivana perché... Non c'è più il gusto della sorpresa, con te non ha più... <ride> Scherzo, eh? Buongiorno Carlotta, buenos dias. Veramente sarebbe buenas tardes perché abbiamo già passato il mezzogiorno e quindi nel pomeriggio è già... Buenas tardes, buongiorno Raffaele, ciao Milena, buongiorno, buon pomeriggio, il nostro immancabile, il nostro immancabile Sandro Pekar e buongiorno anche a Nadia. Benvenuti, benvenuti ormai. Guardate, o blocchiamo Ivana dalla pagina, altrimenti volevo lanciare il Toto Location quest'oggi, cercare di capire da dove trasmettiamo la location. Deputata alla nostra diretta di quest'oggi, ma qualcuno ha rovinato i piani. Buongiorno Rosa. E in effetti potremmo far sì che le dirette da Fuerte le seguano la nostra Rosa e il buon Claudio che sono in vacanza in quel di Fuerteventura in modo tale da non farvi sentire troppo la mancanza dell'isola. Buongiorno Antonio, buongiorno Stefano. Ben arrivato Alberto, eh, vabbè, no, ma ormai non, il, il giochino è, è, non, non lo facciamo più perché ci hanno rovinato la sorpresa. E quindi io volevo mettere in palio un super mega premio per chi avesse indovinato, eh, vabbè, va. va bene, va bene. Buongiorno Gabriella, sì, colori veramente magnifici, ragazzi. Un, uno scenario da cartolina, veramente un'immagine un indelebile. Non lo faccio più, professor. Ah, vai, 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 se no ti mettiamo in castigo, dai. No, a parte gli scherzi, allora buon pomeriggio ragazzi. Sì, oggi siamo in una delle cornici. Sicuramente più suggestive da un punto di vista turistico e da un punto di vista del mare, eh? perché poi Gran Canaria offre tantissimi spunti di, di, di affascinanti, di bellezza naturalistica, incredibili. Ma questo ovviamente è un qualcosa che ti resta nel cuore, soprattutto in qualche giornata fredda, magari italiana. Ricevere un'immagine come questa io credo che possa solamente far del bene. Buongiorno Achille, benvenuto, yes, siamo a Danfi del Mar. Oggi ti stai superando Claudio, bellissimo. Eh, lo so, lo so, lo so. Questo è veramente un colpo gobbo, come si suol dire. <ride> Ho detto come posso andare a sopperire alla mancanza del buon David e quindi a non deludere le migliaia e migliaia di persone che si collegheranno con la diretta di Vivere alle Canarie e aspettandosi immagini affascinanti come quella di Fuerte, e allora ho pensato, ovviamente, ad Anfi del Mar, una location incredibile, una location caraibica. Adesso ci facciamo una passeggiata, andiamo giù a vedere anche la bellezza della spiaggia, la bellezza di questa location che ufficialmente sarebbe di forma privata, essendo comunque. Di competenza della struttura di Mar che è una struttura alberghiera nonché di eh, multiproprietà, però la spiaggia è comunque accessibile a tutti. Buongiorno, Marzia, posto incantevole, bei ricordi. Sì, 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 in effetti non c'è che dire. Allora, se qualcuno di voi, magari per sbaglio, magari così en passant, ha avuto modo di buttare l'occhio sul titolo della nostra diretta. Saprà che c'è una domanda ben posta. Me encanta. Eh, è city, eh, sì, yes, Moreno. Buongiorno da Treviso. Quindi, se qualcuno ha avuto modo di leggere, vediamo anche chi legge i titoli delle, delle dirette, magari noi li mettiamo, e poi, alla fine nessuno se li fila. Oggi c'è una domanda molto semplice, eh, molto così. Apparentemente insignificante, ma dietro si nasconde comunque una risposta altrettanto importante. Buongiorno, Natasha. Oggi in location in. Eh sì, oggi abbiamo voluto proprio superare un attimo quelle che erano le aspettative. Colori magnifici, giornata fantastica. Sappi che sto rosicando la grande, Stefano, grande, mi fa piacere. È giusto che sia così. <ride> e da domani Gran Canaria, tutta la vita. Maurizio, Maurizio, hai colto il segno. Il titolo della nostra diretta molto semplice, ma allo stesso tempo molto significativo, quindi rimanete collegati con noi perché andremo a svelare anche la risposta. Acco tanta domanda e intanto partiamo col 373-774-2186 che è il numero telefonico di Pierangelo, un numero telefonico italiano ragazzi, quindi non andrete a spendere nessun soldino extra nel, nell'effettuare una semplicissima telefonata, anzi sarà una telefonata che potrà magari, speriamo, chi lo sa, in un futuro anche poter cambiarvi la vita. Chi lo sa, parte tutto da lì, parte tutto da una semplice curiosità, la curiosità di sapere, la curiosità di avvicinarsi al mondo delle canarie, la curiosità di telefonare, di informarsi e di lì si inizia passo dopo passo per cercare di capire che cosa sono le canarie. Vi ricordo sempre che noi operiamo su Gran Canaria e Fuerteventura, non ci occupiamo delle altre isole, non trattiamo Tenerife, non trattiamo le altre isole dell'arcipelago ma solo esclusivamente Gran Canaria e Fuerteventura. Buon Buongiorno Enrica, un abbraccio grandissimo anche a te. E allora, 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 eccoci qua signori, buongiorno, 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 vediamo se riusciamo anche a dare il buongiorno, eccoci di persona, vis-à-vis, -vis, in modo tale da potervi salutare, da potervi accogliere in questa nostra nuova diretta, in questo nostro nuovo collegamento da Anfi del Mar, ormai ci hanno rovinato la sorpresa, io speravo di mettere in palio qualcosa di bello sostanzioso, e invece no, e invece niente. Allora, il titolo della nostra diretta, importantissimo in diretta da Gran Canaria, due punti e da domani, quindi cosa succederà da domani? punto di domanda. Vedremo, vedremo, lasciamo un po' così il, il tema in sospeso, cercheremo di capire cosa bolle in pentola, cercheremo di capire cosa si è eventualmente inventato il buon Pierangelo in questa nuova eh, in questo nuovo inizio mese, cercheremo quasi inizio mese, quindi cerchiamo un attimo di eh, portarci avanti anche con i tempi e nel frattempo così vediamo vi teniamo facciamo come in televisione vi teniamo incollati al, al, al televisore allo schermo e adesso pubblicità no dai scherzo <ride> ragazzi no adesso vi faccio godere solamente di questo spettacolo in modo tale che almeno avete la mente libera solo per godere di questo e non dovete pensare a null'altro da domani solita vita, ma il domani sarà Canari e Natasha. Beh, il fatto che da domani sarà solita vita chiaramente è una scelta, è una scelta personale, una scelta razionale, ovviamente, perché non è che si possa fare diversamente da un giorno all'altro, quindi in maniera eh, pressoché scontata, è ovvio che domani sarà la solita vita. Ma domani qualcosina magari potrebbe anche cambiare. Si può sempre telefonare a Pierre, fare un passo in avanti verso quello che un domani potrebbe rappresentare la vostra nuova normalità. Quindi. Non, non pensiate che sia tutto così irraggiungibile, tutto così eh, complicato da poter ottenere. Il, I grandi passi, i grandi eh, cambiamenti avvengono sempre con delle piccole azioni iniziali. Eh. Poi, man mano che si va avanti, tante piccole azioni por portano e producono quello che sarà il grande cambiamento. Quindi, anche solo iniziare a fare una telefonata magari apparentemente potrà sembrare qualcosa di così di piccolo, di, di insignificante, di non eh, rilevante, ma alla fine invece rappresenterà un grande cambiamento. Allora ragazzi, domani, da domani inizia un qualcosa di importantissimo, da domani eh, abbiamo deciso di dar seguito un po' alle tantissime persone che in questi, in questi mesi, in queste settimane ci hanno contattati. Eh, lamentando un po quello che è il problema chiaramente del, del covid, la difficoltà economica, la difficoltà a spostarsi, eh, la difficoltà a prenotare le ferie eccetera 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 ma in particolar modo chiaramente la voglia della gente a voler venire in Canaria e eh, ahimè il periodo è quello che è. Il periodo dal punto di vista economico non è, non è dei più facili, non è dei migliori e quindi ci sentiamo anche un po' in dovere di cercare di aiutare le persone. Sappiamo che la gente, la persona che chiama Pierangelo non sempre lo chiama perché vuole andarsi a fare una vacanza. Non è questo il punto. Sì, c'è anche chi vuole vadere, vuole andare eh, via, lasciare l'Italia per qualche settimana e godersi del sano meritato riposo, ma alla fine il più delle volte le persone decidono di chiamare Pierangelo per cambiare vita. Il cambiare vita, come abbiamo detto più volte parte proprio da, da, questa, da questa perlustrazione, da questo eh, viaggio perlustrativo mirato a poter dare le risposte del caso. Viaggio perlustrativo che normalmente Vivere le Canarie offre a, mil, a partire da 1499 euro, è una cifra che include determinati servizi sicuramente importantissimi e soprattutto utili a chi intende effettuare un, un discorso di trasferimento. Allo stesso tempo la, la posizione di Vivere le Canarie è quella di cercare sempre no? di aiutare un po' la gente. Quindi Pierangelo, che cosa si è messo in testa questa volta? Ha deciso di fare un ulteriore sforzo perché per noi sono sforzi ragazzi. Non date per scontato che sia un dovere, che sia comunque semplice, che sia comunque una cosa che non ci costa nulla. Ci costa sacrificio, ci costa andare a rinunciare ad altre cose, ci costano comunque compromessi a livello aziendale. Insomma, si è messa in moto una macchina veramente. Eh, importante importante però ormai conoscete da anni per angelo sapete che quando si mette in testa qualcosa soprattutto quando ha possibilità di poter aiutare la gente lo fa ben volentieri quindi ragazzi notiziona ufficiale ufficialissima a partire da domani e fino al 20 di giugno quindi abbiamo quasi un mesetto di disponibilità Viaggio per lustrativo torna nuovamente in promozione a 999 euro, sempre le due persone per una settimana, comprensivo di voli diretti dall'Italia, soggiorno nei nostri residence che sono nella parte meridionale, nella zona sud di Gran Canaria, quindi nell'area di, di Maspalomas, transfer aeroportuale, quindi vi verremo a prendere nell'aeroporto e vi riaccompagneremo il giorno della vostra partenza. Tour per l'ustrativo dell'isola, quindi una giornata che, porteremo, che andremo in giro insieme. Andremo a scoprire le bellezze della realtà di Gran Canaria. Cercheremo di comprenderne le dinamiche, i costi, le, eh, le varie sfaccettature, non sempre di ambito turistico. Andremo a vedere anche delle realtà assolutamente locali. Cercheremo di capire come si vive qua, non da turista, non in vacanza. Cercheremo di dare tutte le informazioni importanti affinché voi possiate tornare in Italia con le idee abbastanza chiare. Okay. Quindi la giornata di Tour è sicuramente il, il fiore all'occhiello di vivere le Canarie, il fulcro di ogni viaggio perlustrativo. In conclusione, ci sarà poi una giornata, una, una consulenza, una chiacchierata, definiamola così, eh, privata da fare in ufficio, quindi ci troveremo faccia a faccia tranquilli e andremo a eh, trattare tutti quelli che saranno i temi a voi cari, quindi potrà essere il tema fiscale, potrà essere il tema burocratico, il tema sanitario, cioè tutta quella parte che magari durante la giornata di tour non saremo riusciti a ad approfondire in maniera adeguata ovviamente perché non sarà la sede adeguata per trattare certe tematiche allora le andremo a trattare nella nostra consulenza in ufficio il tutto a partire quindi da 999 euro per due persone una settimana promozione che inizierà da domani quindi da domani telefonate Pierangelo non dategli tregua perché terminerà il 20 di giugno dopo non ci sarà più modo non ci sarà più possibilità quindi non sperate in qualche proroga o in qualche altra eh, promozione, magari successiva, perché sarà veramente la chiusura di ogni eh, possibilità. Quindi ragazzi, il consiglio è quello di venire in Canaria: indubbiamente, venire a scoprire questa realtà, venire a conoscere questo, questo mondo, questa, questa isola, questa eh, società, questa comunità e allo stesso tempo poterlo fare comunque. Ha un costo scontato. Marzia, ma si può? Eh, ma si può? Ah, ma prenotano poi, si può scegliere il periodo? Assolutamente sì, certo Marzia, non abbiamo la pretesa, anche perché sarebbe complicato farvi partire già tutti entro il 20 di giugno. Eh. Quindi telefonate entro il 20 di giugno a Pierangelo, prenotate entro il 20 di giugno, ma poi chiaramente la data di, eh, del viaggio la deciderete insieme a Pierangelo, quindi all'atto della prenotazione gli direte guarda io voglio andare in Canaria dal, che so io, dal 10 settembre al 17, va bene, lui guarda i voli, guarda la disponibilità degli appartamenti e vi, può, vi potrà offrire chiaramente la promozione a 999 euro. Quindi assolutamente un'occasione imperdibile. Ragazzi, quando io vi dico queste promozioni non datele per scontate perché effettivamente per noi andare a lavorare sui costi in questa maniera eh, diventa molto complicato, credetemi, è un'operazione un che si vuole fare proprio per agevolare la, la persona che magari non ha disponibilità, che però vuole comunque venire, ma anche solo per la vacanza ci sta, è uguale. Non è che necessariamente uno debba venire in Canaria perché poi si debba trasferire ci sta anche farsi la vacanza però è una promozione che veramente insomma ci è costato ci costa abbastanza da mettere sul piatto della bilancia e quindi approfittatene perché ve lo ribadisco dopo sarà molto più complicato poter offrire qualcosa di simile quindi 999 euro due persone a partire da domani Entro il 20 di giugno la prenotazione, quindi con le date e con eh, l'acquisto dei voli. Dopodiché il periodo lo deciderete comunque voi insieme a Pierangelo, non, non abbiate problemi e paure. Buongiorno Rosa, sei sempre tu da Fuerte, ok, benissimo, ed eccolo qua. Ciao Claudio, buongiorno, buon pomeriggio anche a te, ben ritrovato. Oggi in diretta da Anfi del Mar. Anfi del Mar, una realtà molto affascinante, interessante da un punto di vista turistico chiaramente perché offre una spiaggia veramente incantevole. In tanti chiedono ma si può venire a vivere ad Anfi del Mar, a me piacerebbe una di queste case ad Anfi del Mar. Allora, Anfi del Mar è una realtà eh, particolare nel senso che tutta la struttura, quella che è alle nostre spalle, poi al limite dopo la inquadriamo perché di qua si vede ben poco, è chiaramente una struttura alberghiera. Tutte le abitazioni che voi vedete qua di fronte a noi sono abitazioni per lo più di ambito turistico. Quindi sono appartamenti destinati al, ai turisti, a parte la piscina qua sotto, che fa parte di un complesso alberghiero, ma tutti questi eh, palazzi, questi edifici che sono fronte a noi sono di ambito turistico. Perché prevalentemente di ambito turistico? Perché oggettivamente anche ad Anfi del Mar, qualora uno decida di venire a vivere in questi luoghi. Spiaggia meravigliosa indubbiamente, ma anche solo lo scendere per andare a fare la spesa, per andare comunque a sbrigare le pratiche eh, relative alla quotidianità in una location come questa diventerebbe complicato perché qua di, di quotidianità non c'è praticamente nulla. Bisogna spostarsi sulla prima realtà utile, che è quella di Argineghin che dista giusto un paio di chilometri. Non è lontano, ma un paio di chilometri. Allo stesso tempo comunque ci sono dei complessi. Buongiorno Antonio ben ritrovato, un abbraccio grande anche a te. Ci sono dei complessi che sono nella parte alta di Argineghin, quindi esattamente alle nostre spalle, dove c'è possibilità anche di andare a vivere in forma non di vacanza. Quindi appartamenti che vengono destinati anche a una larga temporada, come si suol dire, sono delle piccole urbanizzazioni di ambito locale che vi Permetterebbero di comunque essere a ridosso della spiaggia di Anfi del Mar, ma ahimè andando però un po' a subire quello che abbiamo poc'anzi detto, cioè in Anfi del Mar, in questa località non ci sono comunque. Ecco, vedete, inizio a inquadrarvi un po' la parte, guardate la struttura. Alberghiera, una parte della struttura alberghiera di Anfi del Mar, non ci sono eh, supermercati eh, o quantomeno ci sono a distanze di un chilometro qui a Patalavaca, ma sono comunque di ambito turistico, quindi anche i prezzi saranno sicuramente un po' più. Alti rispetto al classico prezzo da, da Mercadona, per intenderci. Mercadona è una realtà, è uno dei supermercati più convenienti in Canaria, di ambito locale, tratta prevalentemente prodotti locali e eh, i prezzi sono indubbiamente interessanti. Quindi quando si decide di venire a vivere in luoghi come questi, tecnicamente magari sarei, sarebbe anche fattibile perché si potrebbe trovare la location, l'appartamento o... Eh, la casa o la villa eh, in... ideale, ma ci sono poi degli effetti secondari legati alla quotidianità che si farebbero sentire quindi il consiglio è sempre quello di andare a vivere magari in una realtà più strutturata come potrebbe essere Argineghin come abbiamo poc'anzi detto che eh, abbiamo presentato tra l'altro qualche diretta fa è giusto qui a due chilometri di fronte a noi e poi venirsi a fare la giornata di mare ad Anfi del Mar pensate che da Argineghin c'è un camminamento una passeggiata che collega direttamente eh, Argineghin con Anfi del Mar quindi sono due chilometri di passeggiata che si può tranquillamente effettuare, ma se non altro siete inseriti in un contesto assolutamente differente. E questi sono i Caraibi di Gran Canaria, ragazzi, veramente una realtà incredibile, affascinante. Lasciamo stare per un giorno come possano vivere le persone qui in Canaria. Vedete che non ci sono gro grosse preoccupazioni legate a contagi, pandemie, antivirus, eh, vaccini, cioè antivirus la mia deformazione informatica, perdonate, eh, è comunque un clima assolutamente tranquillo, un clima che ti permetta di poter vivere in tutta serenità. Ovviamente ci sono delle limitazioni, parliamo di mascherina, parliamo di limitazioni come numero di persone nei vari locali eh, pubblici, ma per il resto è assolutamente tutto. Usufruibile dalle, dalle spiagge, come vedete assolutamente accessibili senza mascherina, quindi in spiaggia e in piscina potrete tranquillamente andare senza la mascherina. E per dire il ristorante, adesso ci facciamo una passeggiata qua sotto, vedrete che sono comunque accessibili e utilizzabili, usufruibili, eh? così come abbiamo già testimoniato anche nelle dirette precedenti. Buongiorno Elena, buon pomeriggio anche a te. E questa è una veramente delle realtà tra le più affascinanti del sud di Gran Canaria. Quindi siamo in, in piena zona turistica vicini ad Arguineguin, distiamo circa un 10 minuti in auto per arrivare a Maspalomas, quindi è assolutamente tutto qui comodo e pronto. Quindi ragazzi per chi si fosse collegato solamente adesso grandissima grandissima eh, opportunità a partire da domani eh, fino al 20 di giugno il eh, viaggio perlustrativo a 999 euro in promozione quindi possibilità di prenotarlo entro e non oltre il 20 di giugno ma chiaramente. Sfruttare poi il, la, la prenotazione per una data indubbiamente successiva significa che telefonerete a Pierangelo, concorderete con lui il vostro periodo eh, preferito per effettuare il viaggio, effettuerete la prenotazione, la, la riserva e a quel punto i giochi saranno fatti. 999 euro per due persone, una settimana in Canaria con voli diretti. E abbiamo ricordato l'opportunità che in questi, in questi giorni, in queste settimane, si stanno prospettando anche dal punto di vista delle compagnie aeree: nel senso che sono ripartiti i voli anche da Milano-Malpensa, partiranno a luglio da eh, Roma-Fiumicino. Ci saranno dei nuovi collegamenti con la Binter, quindi la compagnia canaria, a partire da, da luglio su Roma, su Torino, perdon, e su Venezia, quindi grandi opportunità per arrivare in forma diretta qua a Gran Canaria, quindi occasione imperdibile. Quindi voli diretti, una volta arrivati in aeroporto ci saremo comunque noi, ad aspettarvi ci saremo noi a prendervi in consegna a prendervi per mano a accompagnarvi nella zona sud dell'isola nella parte di maspalomas dove vi consegneremo le chiavi dell'appartamento nel quale soggiornerete siamo nel sud di gran canaria maspalomas campo internazionale e l'area più specifica dove abitualmente abbiamo i nostri appartamenti quindi sono appartamenti dotati di qualsivoglia eh, oggettistica elettrodomestico, possibilità di essere totalmente indipendenti, quindi cucinare con cucine attrezzate, lavarvi la biancheria, c'è cioè comunque la, la lavatrice e piscina comunitaria, quindi per chi non ha intenzione di provare l'ebrezza del bagno oceanico, comunque può tranquillamente rimanere nel complesso, cosa che io sconsiglio caldamente eh? Però volendo si può rimanere nel complesso e godere dei servigi della piscina. Ernesto, buongiorno, il prezzo comprende volo, pernottamento e pasti per due persone? Assolutamente no, Ernesto, assolutamente no. Totalmente fuori strada. Allora, noi eh, ci occupiamo, non siamo un. Un'agenzia di viaggi, tantomeno siamo un hotel. I viaggi che noi offriamo sono dei viaggi mirati alla persona che intenda avvicinarsi al mondo delle Canarie, che voglia sperimentare quella che è la realtà e la quotidianità delle Canarie, perché magari un domani, chi lo sa, viene a viverci. Quindi noi non ti inseriamo in un contesto di tipo alberghiero eh, con all-inclusive o con pranzi o come villaggio turistico all'estero. Noi ti portiamo in un appartamento dove, come ho appena finito di raccontare, c'è a tua disposizione la cucina, quindi puoi andare a un supermercato e farti la spesa e cucinarti i tuoi pasti e allo stesso tempo il, sei comunque inserito in un contesto di ambito turistico. Quindi all'interno del complesso ci sarà un, un bar che, mh, dove abbiamo gli appartamenti e a gestione Italiana, quindi vi offre anche tutta quella che è la tipologia eh, di colazione, nonché pizza e qualsiasi altra cibare di tipo italiano, però non è a carico nostro. Allora, nell'offerta che noi proponiamo, quella di 999 euro per una settimana, sono inclusi i voli, quindi per due persone, ovviamente i voli andata e ritorno. Prevalentemente con formula diretta, quindi il volo diretto, se partite da una realtà chiaramente eh, vicina a dove ci sono queste tratte aeree. Transfer da e per l'aeroporto, quindi vi verremo a prendere in aeroporto, vi accompagneremo in appartamento e il giorno della vostra partenza vi porteremo dall'appartamento nuovamente in aeroporto. Vi eh, porteremo una giornata in giro eh, per l'isola, quindi una sorta di, di tour esplorativo finalizzato a, che cosa? a farvi conoscere la realtà per quanto a voi interessa, nel senso che ci sarà magari il pensionato o il non pensionato che vorrà un domani venire a vivere in Canaria e quindi gli si offriranno delle informazioni e dei percorsi a livello de, di conoscenza sull'isola ben specifici, magari differenti da quello dell'imprenditore che invece vuole più fare un tour eh, di ambito commerciale capire dove insediare la propria attività o come poter aprire la propria impresa. Quindi il tour è veramente la giornata non quella che vi carichiamo tutti su un pulmino in maniera molto così eh, turistica e vi portiamo a vedere i leoni nella savana o i cammelli sulle dune, no, non è questo. I tour sono molto più specifici, sono chiaramente... Eh, personalizzabili di forma privata e questo indubbiamente è il valore aggiunto del, dei nostri viaggi perlustrativi. In conclusione ci sarà comunque la consulenza in ufficio che ci permetterà sempre in forma privata di poter andare a trattare tutti quei temi che sono legati magari alla fiscalità, alla burocrazia, a, ad ambiti che stanno a voi cari ma che magari durante il tour non siamo riusciti ad approfondire in maniera adeguata. Questa è la nostra offerta. Il fatto di di andare a fare comunque una vacanza proprio nuda e cruda come villaggio turistico piuttosto che albergo non è quello che noi offriamo. Quindi ci sarà la possibilità di poter andare in un appartamento, essere totalmente autonomi, quindi sia per quanto riguarda il mangiare che per quanto riguarda anche la gestione proprio dell'abbigliamento, per dire, del, dell la possibilità di disporre di, di una lavatrice, insomma tante comunità che in hotel ovviamente non ci sarebbero. Allora, si può prenotare per ottobre? Assolutamente sì, l'importante è che prenoti entro e non oltre il 20 di giugno, quindi solo volo e appartamento con cucina attrezzata. No, allora, appena finito di dire, mi sembra di non so se, eh, se qualcuno mi ascolta durante le dirette o, o, stanno, o sono presi dai lettini di Anfi del Mar, non lo so. Ragazzi, va bene. E eventualmente tornate a rivedere un attimo l'inizio anche della diretta, riguardate un attimo la descrizione dell'offerta dell e capirete esattamente di che cosa si tratta. Eh? Quindi, voli, andate a ritorno, transfer. Soggiorno di una settimana in complesso turistico con piscina comunitaria, giornata di tour e consulenza in ufficio. Queste sono le cinque componenti dell'offerta a 999 euro che partirà domani e terminerà il 20 di giugno. Ripeto, sarà un'occasione imperdibile perché difficilmente poi avremo nuovamente modo di poterla riproporre. Quindi, come ho appena spiegato, sono proposte che a noi costano veramente tanto. Ci siamo impegnati in prima persona per poter dare una mano concreta alla persona, alla famiglia che vorrebbe avvicinarsi al mondo delle canarie ma oggettivamente in questo periodo non lo può fare, però per fare questo è chiaro che bisogna approfittarne, non, non stare lì ad aspettare che un domani tornerà nuovamente l'offerta, assolutamente no. Quindi 373 774 2186, se sei curioso, se hai desiderio, se vuoi vedere un po' cosa si cela dietro la bellezza di Gran Canaria, questa potrebbe sicuramente essere la tua grande opportunità, che sia per vacanza, che sia per buttare un occhio magari un domani per andarci a vivere, dipende, ognuno ha il proprio desiderio, la propria esigenza e questo è. Io pagherei 999 euro per vedere queste meraviglie, grande Pierangelo. <ride> Beh, oddio, guarda che ti prendiamo in parola. Eh. Ogni giorno ci fai un bonifico da 999 euro e noi allora iniziamo la diretta. Va bene, dai ragazzi. Allora, appuntamento domani. Spero di essere riuscito a supplire degnamente alla mancanza di David, che per qualche giorno, eh, ovviamente, non potrà effettuare i collegamenti in diretta. Quindi vi accontenterete di Gran Canaria. Appuntamento comunque sempre domani, ore 15 orario italiano per ulteriori grandi informazioni non perdete il treno passa solo più una volta inizio, passerà domani la fermata sarà domani stazionerà fino al 20 di giugno e poi Fino a quando Moreno, la partenza, contatta Pierangelo non c'è problema. È chiaro che se prenoti entro il 20 di giugno per magari un viaggio del 2023 ci sarà qualche difficoltà a potertelo garantire. No? Però diciamo che nel giro di qualche mese sicuramente si può gestire senza troppi problemi. Non ti preoccupare ma per qualsiasi dubbio il 373-774-2186. Dalle bellezze di Anfi del Mar, da questi 28 gradi che non avevamo ancora detto di Gran Canaria, in questo... 25 di maggio è tutto, appuntamento a domani. Buon pomeriggio a voi. Ciao!